Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro approfondimento sui lavori dei consiglieri regionali e del Consiglio in generale. Sono tre temi che affronteremo in questo nostro appuntamento. E partiremo con la petizione firmata dai consiglieri per quanto riguarda il no al cibo sintetico di Coldiretti Toscana e poi c'è stata anche una mozione del PD firmata poi all'unanimità. E c'è stata invece il primo Innovation Center con tecnologia Google in Italia, una vera palestra web che è stata presentata e inaugurata al Liceo Piero della Francesca di Arezzo. Il terzo tema invece ci porta ancora a scuola, con il cuore però questa volta, perché c'è un convegno che parla appunto di manovre salvavita ai ragazzi di Lucca. E allora la mozione per dire no al cibo sintetico a sostegno della petizione di Coldiretti è arrivata davanti all'aula del Consiglio regionale e quindi è stata approvata all'unanimità. E proprio davanti all'aula del Consiglio regionale, prima dell'inizio della seduta, a sostegno della grande mobilitazione di Coldiretti che punta a raccogliere 100.000 firme contro il cibo sintetico per chiedere l'approvazione di una legge nazionale che vieti la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico coltivato in laboratorio, si sono schierati proprio i consiglieri regionali che, come dicevo, prima della seduta dello scorso 22 novembre hanno firmato la petizione. Vediamo il momento della firma, le motivazioni di Coldiretti e poi appunto il commento del Presidente. La battaglia di Coldiretti contro il cibo sintetico a beneficio del cibo naturale arriva anche davanti all'aula del Consiglio regionale Palazzo del Pegaso. Una raccolta firme, intanto di che cosa si tratta? Della proposta che fa Coldiretti contro il cibo sintetico per vietare la produzione e la commercializzazione in Italia del cibo sintetico, quello fatto nei bioreattori. Per questo noi diciamo grazie alla Regione Toscana, al Consiglio, al Presidente Mazzeo e a tutti i consiglieri per questa importantissima iniziativa a tutela delle produzioni agricole italiane, del Made in Italy e contro appunto la commercializzazione di cibo fatto nei bioreattori. L'importanza anche di questa raccolta firme proprio davanti all'aula. Sì, è un luogo simbolico di quello che è la toscanità, di quello che è la genuinità, il legame col territorio, le produzioni, quello che è la difesa dell'agroalimentare italiano per il quale da sempre come Coldiretti ci battiamo e questo è un luogo simbolo per l'identità toscana del cibo. Sappiamo che il Presidente ha già firmato sabato, altri consiglieri stanno firmando in questo momento mentre stiamo intervistando, c'è appunto un aiuto importante attraverso la firma che arriva proprio dal Consiglio regionale. Sì, proprio così, con la firma i consiglieri stanno, devo dire, in maniera veramente importante dicendo sì a questa proposta di legge che vuole mettere al centro l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura fatta come si fa da sempre nella nostra Toscana, nella nostra Italia e quindi speriamo veramente che l'obiettivo di raccogliere le firme si raggiunga al più presto e che la mozione appunto che verrà votata passi. Quante firme sono state, diciamo così, raccolte in generale e quest'oggi? Allora, in generale in una settimana abbiamo raccolto 15.000 firme, con oggi pensiamo di arrivare a 17.000 firme e devo dire che è veramente un risultato eccezionale per dire no al cibo sintetico ma sì al cibo naturale. Questo è importante perché abbiamo trovato un'enorme condivisione da parte di tutti, oltre che dalla politica naturalmente, anche dalla società civile, dai nostri agricoltori ma anche da tutti quelli che hanno a cuore l'Italia, le produzioni tipiche e il prodotto legato al territorio. Una firma quindi in presa diretta, l'importanza appunto di aver firmato. No, ringraziamo ovviamente Coldiretti dell'iniziativa e l'ufficio di presidenza ha voluto che fosse oggi presente all'interno del palazzo durante il Consiglio regionale. La nostra è stata la prima mozione ad essere depositata, quella a mia firma, e credo che oggi venga discusso. Abbiamo chiesto all'inizio della seduta il collegamento in anticipo rispetto all'ordine del giorno e questo riteniamo che sia opportuno, l'Aula l'ha accettata, quindi c'è una condivisione bipartisan e mi auguro, se qualora sarà possibile, che il nostro atto al quale verranno poi collegate per rispetto anche altri atti di altri partiti possa poi essere approvata all'unanimità dall'Aula. La Toscana è vicina ovviamente al mondo delle produzioni e quindi ovviamente al mondo delle associazioni di categoria che ovviamente stanno difendendo le nostre produzioni e soprattutto la nostra tradizione e la nostra cultura anche alimentare. Una firma e da parte mia e da parte del gruppo del PD una mozione di cui sono primo firmatario e che è oggi all'ordine del giorno del Consiglio,
affinché il Consiglio regionale si esprima a sostegno di questa battaglia, che è una battaglia molto importante, che deve vedere la Toscana in prima fila, perché una regione che fa dell'agroalimentare di qualità un tratto della propria identità, oltre che della propria economia, non può che essere in prima fila in questa richiesta e in questa battaglia che Coldiretti ha lanciato e che ci deve vedere tutti insieme per garantire appunto la qualità del nostro settore agroalimentare. Siamo un paese in cui l'eccellenza agroalimentare, come dire, la fa da padrone, quindi dobbiamo in tutti i modi, in tutte le sedi, riuscire a tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre tipicità, farlo con determinazione, con convinzione, soprattutto in sede europea. Il Made in Italy, inteso come cibo, inteso come eccellenze enogastronomiche, che sono anche spesso traino per il turismo, sono una voce per il nostro paese importante anche in termini di PIL. Quindi tutto il settore dell'agroalimentare merita il nostro massimo sostegno, soprattutto ora, in questo momento particolarmente difficile, con i rincari, in cui anche Regione Toscana dovrà fare la propria parte. Quindi non solo un gesto simbolico, ma che si deve accompagnare naturalmente anche a tanta sostanza, risorse e diciamo un sostegno politico a tutto tondo. È una priorità per Fratelli d'Italia, lo è da sempre, lo è da prima che fossimo al governo, lo siamo oggi. Recenti sono gli interventi in aula del ministro Lollobrigida, l'impegno preso anche dal nostro premier Giorgia Meloni, quindi chiaramente oggi siamo a dare manforte a Coldiretti per questa battaglia che in questo senso è proprio una battaglia di civiltà. Una firma che non poteva mancare dal parte del gruppo Lega. Abbiamo presentato la prima mozione per l'attenzione della carne sintetica in Consiglio regionale nel 2021, un tema sentito che noi abbiamo riportato a livello europeo, a livello nazionale e oggi in Consiglio regionale. E abbiamo detto no perché per noi la tutela dei prodotti Made in Italy, la dieta mediterranea, la culla della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, è base in Toscana, quindi non potevamo che accogliere questa petizione ringraziando Coldiretti per averla portata all'attenzione della politica, un tema veramente sentito, ci batteremo in tutte le sedi perché non possiamo accettare che in Italia e in Toscana si possa vendere e commercializzare la carne sintetica. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale della Toscana oggi abbia votato all'unanimità una mozione che dice no al cibo sintetico. Interrompere il rapporto tra cibo e natura è qualcosa che va contro la nostra storia, contro la nostra identità. Il nostro obiettivo deve essere sempre più quello di costruire filiera corta, di sostenere chi produce e allora oggi mandiamo un messaggio forte alla Giunta, al Governo di andare in questa direzione. È stato inaugurato ad Arezzo il Google Innovation Center. Si tratta del primo polo nazionale per l'apprendimento digitale dove è possibile conoscere e utilizzare tecnologie e strumenti proposti da Google for Education all'Istituto Scientifico Piero della Francesca, annesso al Convito Nazionale Vittorio Emanuele II proprio di Arezzo. Il Google Innovation Center ha l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per le scuole del territorio regionale, ma anche per gli anziani che si approcciano al digitale. Io sono davvero emozionato ma anche orgoglioso di poter essere oggi qui e inaugurare questo spazio. Questo è uno spazio di innovazione, uno spazio rivolto alle ragazze, ai ragazzi, alle studentesse, agli studenti del liceo Piero della Francesca, ma è uno spazio aperto alla città. Qui si avrà un modo nuovo di formarsi, ma questo spazio servirà anche a fornire nuove competenze digitali alle cittadine e ai cittadini della città di Arezzo. Noi abbiamo di fronte a noi una sfida importante, che è la sfida della transizione digitale. Perché questa sfida possa essere vinta è necessario che ognuno di noi, dai più giovani ai meno giovani, abbia gli strumenti a disposizione per poterlo fare. Ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale, ha svolto un lavoro enorme, ringrazio il dirigente scolastico, Istituto Piero della Francesca, ma ringrazio soprattutto le ragazze e ragazzi perché li ho voluti salutare per primi perché saranno loro a vivere questo spazio, saranno i protagonisti del futuro, i protagonisti del cambiamento. E infatti è un momento bello per tutta la comunità di Arezzo, si parla tanto di cambiamento, di sfide, di innovazione, si stanno traducendo nei fatti da parte del Consiglio regionale, da parte dell'Ufficio Scolastico regionale, questo collegamento con il mondo esterno che continua a proporre e a vivere il Consiglio regionale. E questa è la politica che dobbiamo fare, dobbiamo metterci in condizioni di affrontare e vincere le sfide per i nostri giovani e per tutta la nostra comunità. Questa scuola, insieme poi all'Isis Valdarno e al liceo di San Sepolcro, sono poli formativi nazionali, è di ieri la notizia,
per l'innovazione digitale all'interno del PNRR. Quindi questo fa sì che diventi veramente come punto d'arrivo il lavoro svolto, ma sia un punto di partenza da qui in avanti, perché questo diventi un luogo insieme ad altri di formazione che possa recepire da tutto il territorio giovani insegnanti, ma li riceva anche dal resto d'Italia, perché il fatto poi di essere nel convitto nazionale è un modo per avere anche delle strutture a disposizione per poter ospitare non per 2 ore, per 3 ore, per 4 ore le persone, ma per percorsi di formazione più lunghi che servono proprio ad andare a centrare gli obiettivi del PNRR da un lato, ma quelli che sono poi tradotti nella scuola, una formazione che sia al pari con le necessità del sistema paese. Credo che sia la prima iniziativa di questo tipo in ambito nazionale, questo ovviamente ci fa piacere, ci fa molto onore, ma a parte questo aspetto di gratificazione, ecco, vorrei sottolineare l'importanza dell'attivazione di questo centro di formazione in materia, diciamo, di innovazione digitale, di didattica digitale, che potrebbe, rivestirà sicuramente, sarà, concorrerà in modo significativo all'attuazione di strategie di formazione del personale della scuola da qui in avanti, quindi in aggiunta alle tante iniziative che vengono svolte in materia di formazione. È una iniziativa molto molto importante. Noi ora nei prossimi giorni andremo a definire la pianificazione degli interventi e a seguire procederemo all'attuazione, diciamo, di queste iniziative di formazione che noi riteniamo riscuotano un grande interesse, una grande attenzione da parte di tutto il personale della scuola. Questo progetto si inserisce in una scuola che ormai ha investito come valore aggiunto sulle tecnologie come volano culturale di acquisizione di nuove competenze, le competenze digitali, ma questo luogo non sarà solo per gli studenti del liceo Piero della Francesca, ma grazie alla collocazione in un'area dove abbiamo l'ingresso, l'accesso esterno, completamente isolato dalla scuola, potremo attivare tutta una serie di interventi per cittadini, adulti, più o meno giovani, in orario pomeridiano e in orario serale. Quindi questa è la scommessa che vogliamo fare, quindi centro di innovazione per i ragazzi, ma soprattutto per la comunità. Istituzioni, scuola, terzo settore e sanità insieme per salvare le vite. Il messaggio che è arrivato dal convegno A scuola con il cuore, come insegnare a salvare una vita, istituzioni e volontariato, a confronto che si è tenuto sabato 26 novembre a Lucca presso il Real Collegio. Una giornata di approfondimento, formazione e scambio organizzato dall'associazione di volontariato Mirko Ungaretti di Lucca per celebrare i suoi primi 10 anni di attività insieme al provveditore agli studi di Lucca, Massa e Carralla. L'iniziativa è stata presentata proprio nella sede del Consiglio regionale. Il cuore grande delle nostre associazioni di volontariato è quello che può fare in modo che la Toscana continui a essere la regione che è, sempre vicina agli ultimi, sempre in grado di dare risposte a chi soffre o a chi è in difficoltà. Oggi siamo qui a 10 anni dalla nascita dell'associazione Mirko Ungaretti per mandare un messaggio forte circa l'importanza del primo soccorso, di insegnare a tanti, specialmente alle ragazze e ai ragazzi. Io porto con me sempre la storia di un mio conoscente, 55 anni, arresto cardiaco, persona in buona salute, arresto cardiaco in piscina, si è salvato dopo una lunga riabilitazione, ora sta meglio grazie ad una persona che era lì quel giorno e che sapeva fare le azioni di primo soccorso. Ecco perché è importante investire. Noi saremo dalla parte di tutti coloro i quali portano avanti queste iniziative, perché investendo in questa direzione possiamo lasciare ai nostri figli una Toscana migliore.
Sì, un progetto di una valenza straordinaria. È corretto che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia vicino a un'iniziativa del genere che mette insieme il mondo del volontariato, professionisti, le istituzioni per fare in modo che i ragazzi siano i primi protagonisti di un processo di salvataggio diffuso, quello che può avvenire con l'utilizzo di un defibrillatore che può salvare la vita a una persona, ha un valore che va ben oltre, diciamo, la semplice iniziativa. Stiamo costruendo delle persone, formando, che possono essere delle persone, degli angeli che salvano le persone, e quindi quando c'è questa formazione diffusa i ragazzi devono essere i protagonisti, e credo che insomma la Toscana e il Consiglio regionale faccia bene a stare vicino, sostenere e finanziare queste iniziative. Serve una cultura diffusa per fare in modo che le persone siano protagoniste della consapevolezza che una vita che viene salvata può dare vita e valore non soltanto a chi la salva, ma a chi è salvato, ma soprattutto può creare nei ragazzi un valore diffuso di conoscenza straordinario. È il motivo per il quale noi abbiamo sostenuto questa iniziativa e siamo al fianco di questo bel progetto. Il rapporto tra scuola e sanità deve diventare un rapporto sempre più stretto, l'abbiamo visto anche con la recente pandemia, e questo è un progetto molto importante che ha due aspetti: uno che riguarda i ragazzi, quindi diamo questa educazione, questo insegnamento al primo soccorso e quindi a quello che cos'è l'arresto cardiaco con i nostri giovani, ma formiamo anche tantissimi docenti che a loro volta formano sia i ragazzi che altri docenti ancora, quindi cerchiamo di allargare ed estendere il più possibile questa esperienza. Il defibrillatore ormai possiamo dire in tutte le nostre scuole e gran parte dei nostri insegnanti sono formati e preparati a questo. Sì, con questo evento vogliamo mettere a confronto il lavoro fatto dalla nostra associazione, l'Amico Ungaretti ODV di Lucca, e le associazioni nazionali che si occupano di insegnare da anni nelle scuole la rianimazione cardiopolmonare, le istituzioni locali e nazionali e regionali, e per parlare tutti della stessa lingua, cioè insegnare ai nostri figli come salvare una vita. E abbiamo messo insieme i personaggi che riteniamo essenziali, quindi ricercatori scientifici, dottori che parleranno della parte medica riguardo l'arresto cardiaco, onorevoli, insomma ex onorevoli, che parleranno di due leggi che sono state fatte a riguardo: una, la legge 105, quella della buona scuola del ministro Giannini, e la legge 116 dell'anno scorso, del 2021, dell'onorevole Lapia Moulet. E niente, cerchiamo di coinvolgere più associazioni nazionali possibili in modo da trovare nella formazione docenti, come abbiamo fatto a Lucca, un modo concreto per insegnare e divulgare queste manovre all'interno delle scuole italiane. E per questo nostro appuntamento è tutto, vi ricordo per gli approfondimenti c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua dentro il Consiglio.